todo dietro, per favore. Diana, non ti abbiamo mai abbandonato, mai. Siamo sempre stati vicino a te, tua mamma. E tua mamma è una pazza, una pazza. Ciao, Diana, ciao, ciao. Ciao, Diana, no, 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 no. Bisogna prendere tutti i peluche, Sannino dove stanno, metterli tutti in macchina e andare in cimitero, che vanno lasciati vicino alla tumulazione della bambina, va bene? Puoi venire con me che io vado a cimitero. Un po' di sbaglio! Scusi, possiamo dare un ultimo saluto? Sì, però possiamo? Aspetta, dai, bloccami da. Grazie. Ma dai, venite. Grazie. Prego. Grazie. Vieni Maria, Maria. Si può un attimo? In modo da mettere la condizione del passo? Allora, ciao. In questo periodo storico veramente tremendo, deve portare al fatto che ci deve essere responsabilità all'interno della famiglia, nella comunità, nelle istituzioni, nella stessa chiesa. Che mia figlia era in una bara, io vedere questa bara piccola! No, doveva venire a Pugliarà, l'ha richiesto di venire, perché non l'hanno fatta venire? Perché si aveva una... Perché? Dai, cammino, lascia stare, lascia stare. In un buco, senza acqua e senza cibo, in un buco, punto. E non è facile individuare tutti i segni prima. Certo, le comunità sono fatte di grandi città, poi sono fatte anche di singoli quartieri, quindi io credo che sia molto importante che tutti segnalino i disagi. Non è un problema di essere delatori, ma è un problema di dare segnali, così il lavoro è facilitato. Detto ciò, è un momento storico tremendo, deve prevalere l'umanità in tutti noi, se no sarà veramente difficile ricomporre tutte queste ferite che si stanno evidenziando nella nostra società.